Il progetto Poikile, che prende nome dalla stoa Poikile dipinta da Polignoto ad Atene, è cominciato 3 anni fa, nel 2021, e ha visto come protagonista prima di tutto il maestro Leonid Iliukin. Poi attorno al maestro Iliukin si sono uniti altri artisti, a cominciare dalla sua signora, la moglie di Leonid, che si chiama Anna Iliukina, e poi altri che sono venuti gradualmente, prima delle scuole estive e poi per rimanere qui con noi a costituire il gruppo di lavoro di Poikile. The project, it has three branches. The first branch is painting, oil on canvas and murals. The second branch is education. We are meant to develop artistic education here and organize art courses. And the third branch is building up a community of painters and in general of people who are interested in classical arts. La prima cosa che ho pensato quando ho saputo di questo progetto e quando l'ho visto nel suo compiersi è stata un'opportunità di rinascita per le arti classiche in generale, in un momento in cui di arti classiche e delle radici, quindi della nostra cultura, non si ha più conoscenza. Noi speriamo che questo movimento, questa scuola d'arte, possa portare i contenuti più profondi che l'umanesimo ha trasmesso durante i secoli anche alle persone meno attrezzate culturalmente e possa far apprezzare quanto profondo e quanto importante sia quel messaggio anche per la nostra vita quotidiana. So, as we all know, during Renaissance times and Baroque period, Neoclassical period, Art Nouveau period, painters were extremely interested in subject matters that were given by ancient authors, by ancient Greek literature, ancient Roman literature. And so, Academia Vivarium Novum is a perfect place to combine the knowledge of the scholars, which can advise the painters on the subject matters. To combine this knowledge with the technical skills of different artists that we are inviting. So all the artists, they took an introductory course of Latin to be able to communicate with the Latin and Greek scholars of the Academy. And that, to my mind, is very fruitful because all the artists, we live and work together with the other students and we can communicate on an everyday basis, discussing ancient literature, ancient philosophy, and so the students and the scholars, they can give us a clearer idea how different subjects can be depicted. Questo progetto vuole dare un impulso di rinascita alle arti che soprattutto nel mondo occidentale soffrono di un periodo di abbattimento, un periodo di stanchezza e anche forse di asservimento a motivi di tipo finanziario ed economico. Vuole riportare i principi dell'arte classica adattandoli al mondo moderno e dando una risposta alla crisi profonda che oggi abbiamo in tutte le discipline, ricercare l'armonia, la proporzione, l'equilibrio, quella bellezza che è, secondo Platone, la giustizia visibile. One of the project it is led by me and by my wife Anna, it's the decoration of the library hall in Academia Vivarium Novum. And the villa where now the Academy resides, it's a historical building, but it was half destroyed during the Second World War. And after the war, it was rebuilt, but most of the villa has modern interiors. So the teachers of the Academy wanted to decorate them in the classical style. So the central part is of the ceiling itself, it's quite long. It's 330 centimeters wide and about 11 meters long. And we just divided all the drawing in several parts and placed them next to each other. Speaking about Gleb and Alicia and the other library hall to be decorated, they are making sketches for two big lunettes.
and Gleb is illustrating one of the Platonic myths. And Alicia is making a composition illustrating Virgil's Aeneid. And speaking of Vera's Maiolica project, there is a beautiful garden in the Academia, and in the garden there is a terrace with a beautiful view on Frascati and Rome. And the idea was to put a big panel with the information where famous buildings and famous city areas are located. On the frame you can see 12 villas, 12 important villas which we have here in Frascati, and they will be depicted in small ceramic tiles. Roman is making a painting which illustrates the life of Horace, a Roman poet, back in the times of the fall of the Roman Republic. In Roman's painting, Horace is pronouncing an inspirational speech for the Republicans. Questo progetto è straordinariamente emozionante perché intanto incarna tutti i valori dell'Accademia Vivarium Novum. Questi valori di classicità, ma soprattutto di humanitas, che in realtà parlano al mondo intero, tanto che in questi affreschi non solo c'è il mito di Platone, ma anche tutti i saggi di tutto il mondo, c'è Ashoka, per esempio, c'è Menchu, e quindi sono valori veramente importanti, riscoperti attraverso un linguaggio classico dal punto di vista visivo, ma anche dal punto di vista mitologico. I miti, in fondo, ci accomunano tutti. The disconnection between classical literature and painting became one of the reasons of the decline of the last one. That's why all the things we compose here in Poikile, based on writings of ancient philosophers and poets, for example, the painting about Gyges from Plato's Republic. Un modello che ritorna un pochino alla maestria dell'arte che ormai è molto spesso dimenticata in nome di una creatività che tante volte in realtà nasconde un vuoto o quantomeno una dissoluzione di determinati temi, e quindi ritrovare questo senso in letture classiche che vengono poi rappresentate in maniera visiva e con l'immediatezza di un'immagine è qualcosa di straordinario. È necessario che l'unione di lettere, filosofia ed arti plastiche, arti visive, arti belle, come si chiamavano una volta, ritorni a diventare una sorta di hieros gamos, di matrimonio sacro, un matrimonio fra il cielo e la terra, fra il senso comune che collega tutti gli uomini e che ha bisogno di ciò che penetra attraverso gli occhi per arrivare all'animo, e quello che si può attingere all'idea iperurania. Beh, il ruolo che questo progetto artistico può avere nella storia dell'arte e nell'arte oggi, e io credo che sia questa l'importanza anche per il futuro, per la futura arte, ovvero non dimenticarsi di quali sono le nostre radici. Radici che, ripeto, sono importanti per tutti e non soltanto per la cultura occidentale. E soprattutto in un mondo che ormai è costellato da una perdita di senso, in un mondo dove nessuno più ritorna al passato, si guarda sempre avanti, ormai si parla di uomini dei, per citare un libro molto famoso, ma ci dimentichiamo che in realtà uomini siamo e che quindi dobbiamo trovare le nostre radici, dobbiamo trovare le risposte che sono già state date. Io spero profondamente che tutte le letterature di tutti i popoli e di tutte le civiltà, tutte le filosofie di ogni cultura possano mettersi insieme ed essere tradotte anche in opere d'arte, che possano essere pittura, scultura, architettura e anche le più moderne arti che da poco sono state introdotte nell'uso e nella pratica dell'arte umana. Tutti noi qui nell'Accademia Vivarium Novum, che cerchiamo di promuovere questo progetto quanto più possiamo, confidiamo
che giovani di tutto il mondo possano confluire nel campus mondiale dell'umanesimo e congiungere lo studio delle lingue, delle filosofie, delle letterature classiche di tutti i popoli e di tutte le civiltà con le arti figurative, la musica e il teatro, per raggiungere quell'unità dello spirito che è prodroma a un'armonia e una solida pace fra tutti gli uomini della Terra.